Abruzzo, ho sentito che ci sono due o tre comuni delle Marche, forse anche dell'Italia in generale. Tre. Delle Marche però, forse in Italia sì. Ce n'è qualcun altro. Certo. Però sai già di cosa voglio parlare. Sì. Il decalogo di riconoscere una prostituta alla strada. Sì, ma perché mi sono collegato su questa cosa? Perché diciamolo anche ai telespettatori. C'è un dei comuni delle Marche in cui è illegale solo atteggiarsi alla prostituzione. Cioè se tu vai in giro e cammini come se fossi una prostituta, anche se non lo certo, sei, è illegale. Ecco. E quindi bisogna stare attenti appunto. Io ho cammini. La sensibilità di chi tira giù il finestrino come faccio adesso io e gli chiede dov'è la Gioconda. Deve stare attento perché anche lui incappa nella multa che è 200 euro. Quindi adesso daremo l'istruzione come riconoscere. Ah, tu vuoi evitare che il povero turista chieda informazioni alla persona sbagliata e si trovi con una multa per adescamento? Okay. È un problema. Va bene, come si fa a riconoscere allora appunto che una persona che è in giro non è una persona normale ma è una venditrice di se stessa, o venditore di se stesso. Che sta sempre anche quello che... anche per le vostre figlie non andassero vestite così, perché logicamente come vale per chi tira giù il finestrino vale anche per chi va in giro con tali cose. Allora, innanzitutto il comportamento classico della borsetta che ruota è la prima legge che ti fa dire quella è una prostituta. La prostituta praticamente fa una specie di yo-yo con la borsetta. Questa è inconfondibile. Infatti che mi ci fai pensare... è storica, sì, la borsetta che ruota. Non è un mito, è proprio vero che fanno così. Perché sì, non vorrei che fosse... Sì. È un sollecitare qualcuno di dire che è un po' nervosi, agitati e ha voglia di fare. È la bandiera di se stessi. Ecco, sì, ha voglia di... Ma lei si pone la domanda perché ha voglia di fare? Fare in che senso? Non so, in generale. Questo con la borsetta che ruota. No, mi dici che è un modo, che è un segnale che attesta che tu stai vendendo il prodotto. Vabbè. Però l'altra cosa che non è... quale porterà sempre dei capi molto striminziti, quindi un attimino tende a essere molto smanicata la maglia e molta la coscia molto aperta quindi all'aria. Diciamo che si copre poco il corpo, sia d'estate che d'inverno. Si copre poco a tal punto che non si vede né il reggiseno né le mutande, perché si vede soltanto quello che mamma l'ha fatta, seno con capezzoli ivi compresi e rotondità del seno in più delle labbra davanti, che lascia a voi pensare cosa siano, che adesso se le depilano, dico, adesso non voglio andare proprio nei particolari perché se mi dicono che sono un po'... Va bene, quindi diciamo che il punto numero due per sintetizzare è il vestito un po' limitato, se è un decalogo ne rimangono otto. Oh, perfetto. L'altro atteggiamento qual è? Quell'altro ben visibile. La persona sta sempre sul ciglio della strada, quindi sul ciglio a camminare su e giù, oppure anche a postazione fissa, a seconda delle case. Questo quindi è il terzo, diciamo questo. Ah, fa avanti e indietro. Fa avanti senza indietro andare in nessun luogo. Postazione fissa. Senza andare come in nessun cacciatore. Luogo. In nessun luogo, sì. Cioè va avanti e indietro. Sì, sul quindi uno, sul però ciglio questo, della strada. Questo è un po' difficile capirlo, perché io se vedo una persona che cammina, cosa ne so che sta andando avanti e indietro? La devo controllare. Sì. È più no, difficile. Però capirlo. Non fa distanze chilometriche, è avanti e indietro su un brevissimo tratto. Parliamo di quanti metri? Non ho precisato. 100 metri, giusto? No, sono 4-5 metri. Vabbè, allora gliela fai. Cioè, allora, perché tu stai a fianchi, vedi quella che sta andando in una direzione, torna indietro, dici allora questa è una prostituta. Sì. E fai che andare avanti. Sì. Allora, appunto, numero 3, diciamo, un percorso molto breve e inutile. Ecco, sì. Ok. Punto numero poi, 3. Porre le proprie forme, insomma il seno, fare quindi questi gesti qua, del portare il seno verso le macchine che passano. Ah, cioè indirizzare il seno verso la gente così, che passa. Pratica. Cioè tu gli chiedi un'informazione e lei ti fa così con il seno. E se una ha poco seno è proprio più difficile questa. Ma di solito ce l'hanno sempre. Non si ponga queste problematiche. No, non esistono. Non esistono, non lo so adesso. Scusa. Chi non ce l'ha sicuramente non viene presa. Non fa la prostituta. No, non gli fa la multa perché non è una prostituta, non può farlo. Non esiste senza seno, ok? Qui però si crea un paradosso, allora, scusami. La prostituta che ha poco seno magari interessa di meno al cliente, però può farlo senza essere multata perché non viene presa come prostituta.
diciamo, paradosso, mentre quella che c'ha tanto seno lavora di più, però è sempre piena di multe. Quando si verificherà un'offerta. Punto numero 4, come dire, esporre i segnali di sessuali secondari verso il potenziale cliente, mi stai dicendo? No, il seno. Ah, solo il seno. Solo il seno. Le gambe, i piedi. No, il punto 5 è questo, la coscia. Ah, quindi esporre la coscia. Esporlo come faccio io adesso, così. Vabbè, bisogna spiegare bene. E quindi il punto 5, diciamo che, diciamo che poteva essere un punto unico, però esporre seno e cosce nei confronti. Lo so, io voglio puntualizzare, come lei ha puntualizzato il seno, però il suo ancora non c'è un'offerta di prostitute senza seno. Ma questo non lo so. Non... È una nicchia di una nicchia, quindi non ci interessa. Noi quindi il punto numero 5 è esporre la coscia come strumento di attrazione sessuale. Certo, certo. E l'abbiamo capito. Poi, l'altra cosa, portano sempre tacchi a spillo. Con accessori. Solo il tacco solo da di dietro oppure un po' di toccata? Il tacco alto così. Da 12. Alto da 12, sì. Da 12, ah, roba tosta, quella che dovrà... Adesso ho capito perché fa un po' strada. Non c'ha le scarpe da tennis. Quindi non è possibile matematicamente che se uno c'ha la scarpa da tennis sia una prostituta. No, no. Quella va a fare jogging perché ha bisogno della linea per il marito. Quindi la scarpa, il tacco 12. La prostituta non ha marito. Insomma. Tacco 12. È un indizio. Sì. Va bene. E questo è il sesto punto. Ne abbiamo ancora quattro punti. Vediamo altri qua. Sì, non so se c'è. Secondo me già abbiamo dato tutti indizi. No, no. L'altro è che in tutto ciò lei sta sempre stando nel ciglio della strada, e che fa? Mostra i suoi occhi in maniera profonda e accalappiante. Che mi sembra un punto simile comunque al discorso della coscia e del seno. Certo. Quindi mostra parte di sé. Io avrei fatto un punto unico, mostrare, ammiccare in vario modo. Dopo devi fare i comma, comma 1, comma 2, esatto. Comma 3. Vabbè, allora mostra anche gli occhi, l'occhio lo mostra e ammicca con l'occhio, ecco, al cliente. Oh. E se notte si vede lo stesso. Ma ce ne manca? Sì, sì, si vede perché... Perché quello da sotto il lampione. Sai, la strada è sempre illuminata. Da sopra. Dico, i ciechi non ci vanno, Ho capito. Deve essere una strada percorribile, non è che ci deve passare nessuno, se ne chi le vede. Oppure lei perché fa questo? No, domande? Ma vabbè, chiedo, cioè, mi metto i panni del. Non mi innervosisca, mi faccia il piacere. Dopo io apro gli sportelli, lo sai cosa succede. Va bene, va bene. Punto 8. Punto 8. Oh, arriviamo al punto 8. Le vedrete anche. Ok, tutto ciò che vi ho appena citato, vedete anche in quelle posizioni erotiche. Quindi cosa farà di erotismo per lanciare segnali di sua promiscuità? Accarezzarsi il sedere, come faccio adesso io, se lo accarezza il sedere. Oppure un attimino ammicca i sensi si accarezza la coscia. Fa una specie di autoerotismo. Se l'allunga e se l'accorcia la minigonna, che già è corta e che non è quasi nulla. Quindi questo è il punto 8. Vedo che è attento. Lei l'avrebbe sempre accorpato con quella cosa. Sì. Ah, amicamente. Le piacciono più comma. A me mi piace. No, vabbè, i punti. Vabbè, meglio essere chiari, quindi sono contento che è stato. Bisogna studiato. Essere chiari. E va bene, quindi punto 9, eventualmente. Punto se 9. L'età giovane. Quindi di cosa parliamo? Parliamo dalle 18enni alle 40enni. Quindi sopra i 40 anni? No. Non vendono più? No. È fuori mercato? È una nicchia di una nicchia. Ho capito. Però io non è che quando vedo una donna da lontano so dire se c'ha 39 anni o ce n'ha 41. Quindi... Vabbè. Chi consuma le cose, comunque se la gente capisce. Vabbè, ma questo serve a tutti, però non chi consuma. Serve a capire che quelli che non vogliono incorrere per sbaglio. Noi facciamo il decalogo apposta, che c'è tutte le regole. Va bene. Non che ce ne stesse solo una. Diamo il colpo di grazia. Questo decima, è il decalogo. Decima. Se c'ha le altre cose, ma la vedete vecchia con bastone, con la carrozzina, non è più. Oh, è un decalogo. Questo ci voglio arrivare alla fine. Allora, diamo il colpo di grazia. Il decimo punto, per riconoscere una decimo prostituta. Punto finale? Sì. Tirare giù il finestrino e dire lei è la prostituta? Sì, allontanarsi subito e sperare di non essere visti, se no 200 euro tocca pagarle. Le tirare giù il finestrino. 200 euro? Sì. Ah, se ti vede la polizia? È il decimo punto, mi dispiace. Ho capito. Sei incappato nell'errore. Questo è il decalogo. Allora, adesso la domanda che voglio fare io è: quanti di questi punti, cioè io vedo una persona che ha 3 punti o 5 punti corrisponde, quanto è il numero minimo di punti per cui io devo preoccuparmi? Cioè, se deve essere tutti e 9. Tutti e 9. Meno il decimo, perché quello si è incappato tutta la multa. Mi dispiace.
quindi se io vedo una donna con il tacco 12 non è che per forza è una prostituta, ci deve essere anche gli altri, gli altri. O se una donna mi indirizza verso di me, se non vuol dire che è una prostituta, no, ci deve essere tutto. Ho capito. Tacca spillo, la nudità, lo sguardo ammiccante, ho capito, l'età giusta, non essere storta, cieca, col bastò, che non me ne voglia perché lavoro nel porto di Vieni, che non me ne voglia, però non fanno questo. Penso che è tutto, sono persone speriamo che mostrano, che sia utile a quelli che chiedono informazioni, che non incappino per sbaglio nella prostituta, è importante, perché fanno cassa i comuni su queste cose che ti usi il festrino, dato che non consuma più nessuno, ma il chiedere, capito, diventa una cosa ossessiva perché gli dà la possibilità di consumare anche se non consumano, un po' come quello che va al bar, mi dà un bicchiere d'acqua di rubinetto, non pago e sono andato al bar. Siccome non ruota ormai anche nel mondo della strada tanta gente che vorrebbe fare i goderecci ma non possono fare i goderecci, e i comuni vogliono far cassa, che hanno detto, famo cassa con quelli che tirano giù il finestrino a 200 euro. De là non si raccoglie più niente con quelli che trovano nelle zone ombra a fare questi amori nei campi di grano, melodia di un amore profano. Non ci sono più. Ho capito. E bocca di rosa nemmeno. Vabbè. E con questo saluterei tutti. Sì, saluterei tutti. Il periodo di luzzo riapre i battenti, come, dopo le vacanze. Come capire se si ha di fronte a una prostituta da strada. Naturalmente qui il mio grande e carissimo Andrea, spero di avervi illustrato queste 10 regole in maniera ben dettagliata e ben precisa, giusto, lei mi corregga? Io spero di sì. Ecco, sì, dai. Non so, a me mi è utile, insomma, sapere. No, anche a voi. Io ho imparato molte cose, quindi spero anche i telespettatori. C'era giusto, ma anche 11 minuti, salutiamoli. Arrivederci ragazzi, Opinione di Luzzo Show.